Grazie tesoro, no, non ci posso credere, per me c'è pure il sensore, sì, per il parcheggio, sì. Finalmente, amore, grazie, grazie, grazie. Sì, ma mi stai ingroppando. E come d'accordi, signore, compresa con l'auto di sua moglie, c'è anche la benedizione immediata. Grazie, la cosa più importante. Salve padre, sempre lei, Dio, lo sai, Allora, avete deciso? Ecco, sì, vede, io stavo cercando un'auto di massimo 2 anni, eh? Massimo 50.000 km, non di più, ovviamente full optional. E ecco, però vede, noi potremmo spendere massimo 5.000 euro. Allora, guardi, per quella cifra le posso offrire una DeLorean totalmente elettrica, con delle ali che spuntano da sotto la marmitta e alla velocità di 88 miglia orarie spicca il volo e torna indietro nel tempo. L'importante è che ci sia una corrente alternata di almeno 1,21 gigawatt di potenza. Sì, è vero, ne ho sentito parlare! Ma davvero? Senti, ma che ce l'hai la macchina per me? Certo. Vabbè, allora torna alla prossima. Dai, sono felice della scelta che ha fatto. Basta che mette una firmetta lì, compila le prime 2 righe. Felicissimo. Come, scusi signora? No, lascia stare, lascia stare. No, perché ho sentito un leggero accento strano. È tedesca? Ma che tedesca, è di Roma. Ah, di Roma. Solo per quando vuole rompere palle gli parte al tedesco. Ah. Ma la colpa mica è la sua. Di chi è? La colpa è del padre che ha fatto la guerra. Tu pensa che hanno trovato dentro un rifugio dei tedeschi. Sa fa cose anche. Ah. Si sa come andava a finire. Heinz. Heinz, tu sei proprio un disgraziato. Io ti ho detto di non comprare questa macchina. È troppo piccola. Quando andare in vacanza con i nipoti, dove mettere i bambini? Io ti dico, se tu non dai indietro questa macchina, io ti lascio. Ma se vede, possiamo cambiare macchina, non so, possiamo fare un altro contratto. Ma di che? Ma di che? A me mi piace sta macchina. Questa è fantastica. Cosa che ti dico? Io stasera gli faccio due coccoli, due massaggini ai piedi. Cosa che fa? Questa si addormenta, io via la macchina e esco. Ma che ti dico? No, niente. Prego, allora firmi. Ma vedi questo? Sono le 9, dovevamo chiudere un'ora fa, ma per lei le stiamo facendo vedere praticamente tutto il parco macchine. Questa è la quinta, con dei ma fari. Va bene, ma ce l'ha il cruise control assistant? Ma certo, è ovvio che ce l'ha. E c'ha pure il monitoraggio dei vicoli ciechi? Certo, ormai ce l'hanno quasi. E il mantenimento di corsia in prima fila? Sì, ovvio, basta che clicca all'interno, c'è proprio un pulsantino dedicato. E le porte a bare tutte? Beh, ce l'abbiamo le porte, e poi ci abbiamo anche il climatizzatore? Climatizzatore? Vabbè, senza climatizzatore ormai che macchine hanno? Vabbè, sai che c'è? Che a me non mi convince alla fine, è troppo complicata questa macchina, sembra evidente. Ne vorrei una più bella. Ah, ecco, questa sì che mi piace. Io questa la ammazzo adesso e la uccido. E adesso ti uccido. E adesso ti uccido. Allora dai, forza, sfrigati! Metti dentro queste patate. Ma quanto tempo ci metti? Compra del macchinone, dicevano. Sai quanta patata? Pure mi cucino campate patata. Agricoltore? No, ginecologo. Senta, scusi, ma sta macchina che sta qua fuori, quella che sta a guardare mia moglie, sì, è la vostra? Certo. Va in vendita? Certo. Vabbè, ok, grazie, grazie. Grazie, arrivederci. Oh, mio zio è un genio, calcola. Dai. Perché? Ha preso la carrozzeria di una Mercedes, e il motore di una Ferrari, e il tetto di una Ford e le ruote di una Porsche. E che ci ha fatto? Una nuova automobile? No, 3 anni di galera. E dai, però fammelo un po' di sconto, no? Più sconto di così, ma già t'ho regalato l'assicurazione di incendio e furto per 2 anni. Ti ho messo compreso il passaggio, me lo togli in braccio, cioè, boh, ce lo rimette. Ma è poco, dai, io lo so che te me puoi fare di più. Io so, te conosco, te me puoi fare più sconto, io lo so. Cosa? È poco, senti, fammi un altro po' di sconto. E poi lo sai, io giro il mondo, ho girato tutto il mondo, cioè capisco di macchine, c'ho quell'amico che mi fa sempre il prezzo più buono di te, ma io dove vengo? Da te perché ci tengo, te sto a fare un favore io, oh, cioè, te sto a fare un favore io, tu mi devi fare un sconto, mi devi fare un sconto. Poi ogni anno dovrei andare a comprare una macchina, te porto a mica a comprare una macchina, te la porto a comprare una macchina, te la porto a comprare una macchina. Ma la macchina per me ce l'hai, oh, c'è solo c'ho mia moglie qui fuori. Sì, sì, l'abbiamo già messa. Allora, a mo' bevo. Oh, ce l'hai per me però, eh? Sì, un sacco. Oh, bello mio, come stai? Sto a posto, senti, ma fai a perdere un mutaggio, Iellino. Perché mi vorrei fare il bambù, il bambù.
Quella lì. Quella è perfetta per lei. È spaziosa e confortevole. E questo mese è in offerta soli 28.000 euro. Guarda, io tanto più di 7-8 sacchi in ciò da spendere. Questa qua che in ce li vale 20.000 euro. Stiamo a pace, no? Quella. Quanto vale questa? 20.000? 20.000 che sotto i fari vale. Duro. E ben bu. E niente abbiamo. Vado allora. Tu la corolla. Dai, corolla. Corolla. Direi che è perfetta anche questa frenata che mi ha fatto. Ha visto che ass, eh? Sì, un assetto l'air... come questo non esiste ormai. Ma l'airbag funziona bene. Ma certo che funziona l'airbag. E soprattutto possiamo anche creare, per esempio, non so, un test drive. Vuole fare un test drive? Test drive. Certo. Io ho il mio metodo. Qual è il suo metodo? Questo qui! Questo è il mio metodo! Aspetta! Questo è il mio metodo! Ho capito che la sicurezza è importante, ma è importantissima! Ma non mi può sfasciare la macchina! Non me la può sfasciare! Ah. Ma voi siete matti, siete? Io sto lavorando, io cambio lavoro. Voglio andare a fare il muratore, l'agricoltore. Ma la zappa la terra, vaffanculo. Ma voi siete matti? La sicurezza è importante. Sto cazzo, basta, io me ne vado. Senta, scusi, abbiamo deciso. Abbiamo deciso, mia moglie ha detto di sì. Ma venimo però, non venimo. Sempre questa qua fuori, Grazie. Come potete ben vedere, questa secondo me rispecchia perfettamente i vostri canoni, sia in base al prezzo che mi avete suggerito, al design, al comfort e al driving, e soprattutto agli interni, ragazzi. Ecco, questo è interessante. Sono comodi gli interni. Amore, lascialo parlare. Assolutamente sì, sono degli interni in pelle di mogano argentino, caldi d'inverno e freschi d'estate. Se volete possiamo fare un test. Ecco sì, facciamo un bel test. Giusto, io una sola difficoltà, il bagno, torno subito. Assolutamente sì, in fondo a destra. Vai. L'aspettiamo, eh? No, noi cominciamo, che io e mio marito siamo un po' di fretta. Ma sarebbe il caso forse di aspettare. No, cominciamo. Ma è sicura? Sì, sono sicura. Abbiamo questo tettino apribile e poi guardi il design, in particolar modo il cambio. E che cambio? Ecco, vedi, io d'estate mi accendo molto. Sì. Ma con mio marito siamo in crisi e vogliamo cambiare auto per noi. Beh, questa però è un po' troppo costosa. Ma se tu sarai generoso con me, io sarò molto generosa con te. Ragazzi, spero che questo folle video vi sia piaciuto. C'è pure il cane che sta parlando in questo momento, e voglio ringraziare Geppo Show. Facciamo un applauso a Geppo Show, che è tornato nei nostri video. Antonio delle Donne, Rossella Ambrosini, Raffaella Paleari, Giovanna Del Vino, Elisa Toscamazza, quanti siamo. Poi voglio salutare Super Gigi, Edit. Abbiamo lanciato una nuova coppia, grandi. E poi Aimone, assistente regia, edizione, grazie. Alessio, ma io lo chiamo Gino al microfono, il buon Andrew Steel. Ma voglio salutare Manuel, Alessio, Daniele, io mi ricordo il tuo Pino. Nome, e Pino di W insieme. W12 Automoti Roma. Andate subito ad iscrivervi al mio canale, mettete like, andate a commentare, soprattutto con una frase importante, patate, che per noi restano comunque delle cose molto importanti che si mangiano, non capite subito male. Di patata. Ci vediamo al prossimo video, ma soprattutto ricordatevi una cosa. E se non lo sai, sallo! Sì!